Oggi chissà cosa accadrà, dove si andrà, chi ci sarà, con l'allegria e fantasia, chi te che sono qua, forza amici e ti si fa. Regali di Natale. A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo che c'è nella scatola. Guarda, capelli d'elfo! Saremo gli aiutanti di Babbo Natale! Forza, amicetti! Sì, ho, ho, ho! Kit e Kate partirono per il laboratorio di Babbo Natale al Polo Nord. E non appena arrivarono, era già il momento di mettersi al lavoro. D'accordo, Elfi! Pausa finita! Impacchettatori, ai vostri posti! Mi sa che dice a noi! Esatto, dico a voi! Preso! Non indovinerà mai cos'è! Questo è pronto per la slitta! Ne sta arrivando un altro! Ecco a te, Kate! Kate, guarda! Esattamente come quello che volevamo noi! Beato lui! Wow! Sta ricevendo un secondo regalo! Non ci credo! Guarda! Un altro hoverboard! Uno potremmo tenerlo noi! Già! Lui ne è già un altro, no? Teniamolo noi! Allora, amicetti, è tutto pronto? È tutto pronto, Babbo Natale! Eccellente! È ora che porti questi regali a tutti i bambini che sono stati buoni quest'anno! Oh, oh, oh! Kit e Kate corsero a provare il loro nuovo hoverboard. Si divertirono così tanto ad andarci sopra che continuarono a giocarci per tutta la notte, finché Babbo Natale non tornò dalla consegna dei regali. Che cos'è successo? Ho perso uno dei regali, un hoverboard. Non l'avete perso? Eccolo qui. L'avevate voi? Ma perché? Beh, era da tanto che ne volevamo uno. E a lui solo uno ne bastava. Cosa? No, uno era per Teddy e l'altro era per il suo fratellino Timmy. Ora Timmy non ha ricevuto niente. Eppure era stato così buono durante l'anno. Ci dispiace. Ecco, prendetelo. Troppo tardi. Ormai quel regalo è vostro. Buon Natale! Io non ci voglio più giocare. Io mi sento in colpa. Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Questo appartiene a voi per caso? No! Sì. Ecco, in realtà apparteneva all'orsetto Timmy. Ma era anche quello che volevamo noi per Natale. Così l'abbiamo preso. Ma così non si fa. L'abbiamo detto a Babbo Natale, ma era troppo tardi. E così ci ha detto di tenerlo. Allora, avete avuto ciò che volevate. Non volevamo che Timmy fosse triste, però. O che Babbo Natale si arrabbiasse. Ah, ora ho capito perché non volete più tenerlo. Sì, non ci divertiamo più ora che sappiamo che abbiamo reso triste qualcun altro. Ora ho capito. Non importa soltanto ottenere qualcosa che volevi. Giusto, importa anche come la si ottiene. Grazie papà! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kate. Questa volta però non prenderemo niente che non sia nostro, va bene? Come dei bravi micetti! Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono da capo la loro avventura come impacchettatori. Ma questa volta, invece di essere gelosi, i due micetti furono felicissimi per tutti i bravi cuccioli del mondo. Timmy e Teddy saranno felicissimi dei loro regali! E si divertiranno a giocarci insieme! Vorrei tanto vedere le loro facce quando le apriranno! Allora, micetti, è tutto pronto? È tutto pronto, Babbo Natale! Voi due siete stati proprio dei bravi micetti quest'anno! Grazie! Babbo Natale! Aspetta! Ci sono altri due regali! Kit, guarda! Sono per noi! Grazie, Babbo Natale! Buon Natale! La valle dei dinosauri. A che cosa vuoi giocare oggi, Kit? Non lo so! Guardiamo nella scatola! Guarda!
Guarda, un dinosauro giocattolo. Perché non andiamo a cercare dei veri dinosauri? Sì, nella valle dei dinosauri. Forza, amicetti, si va! Kit e Kate uscirono dalla scatola magica e partirono per la loro avventura nella valle dei dinosauri. E mentre ammiravano i meravigliosi fiori della valle, d'un tratto sentirono qualcuno che piangeva. Guarda, è un cucciolo di dinosauro! Ciao, che ti è successo? Oggi è la giornata della mamma e io non ho preparato proprio nulla da regalare alla mia. E lei sarà qui a momenti per il nostro picnic. A lei piacciono i fiori? Li adora! Questo giardino è il suo posto preferito al mondo! Dice che stare qui è come stare seduti in un enorme bouquet! Allora perché non le facciamo un bouquet con questi bei fiori? Che bella idea! Perfetto! Prendiamo un po' di questi fiori gialli! Oh! Guarda, Kate! Non è bellissimo? Certo! Ma non sarebbe più bello con qualche fiore in più? Hai ragione! Aggiungiamo i fiori blu! Alla tua mamma piaceranno un sacco! Facciamolo allora! Che bello! Ma lo sarebbe ancora di più se aggiungessimo qualche fiore rosso! Sì! Guardate il giardino di fiori! È rovinato! Sono sicuro che la mia mamma si arrabbierà tantissimo! Come faremo a fare il picnic adesso? Ho capito! Rimettiamo qualche fiore al suo posto! Visto? Ora è come nuovo! Oh! Oh no! Ecco la mamma! Dobbiamo scappare! Oh! Il mio giardino! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Perché stai piangendo, piccolo dinosauro? Oggi è la giornata della mamma, ma non avevo niente da regalare alla sua. Così abbiamo pensato di cogliere dei fiori dal giardino. Ma che bellissima idea! E dov'è questo giardino? Eccolo qui. Questo? Ma io non vedo neanche un fiore qui. Non ce ne sono più, perché li abbiamo colti tutti. E come mai l'avete fatto? Ecco, all'inizio avevamo fatto un mazzetto, ma poi abbiamo pensato di aggiungerci altri fiori. E perché mai? Per farlo più bello, ma ora il giardino è bruttissimo. Aspettate, ora ho capito. Un mazzo di fiori grande sarà anche più bello di uno piccolo. Ma cogliere tutti i fiori fa sembrare il giardino molto, molto più brutto. È vero, se prendi più di quanto ti serve, poi non resterà più niente da godersi per dopo. Grazie, papà! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kate, ma questa volta prenderemo soltanto i fiori che ci servono. Così il dinosauro avrà sia un regalo per la sua mamma, sia un bellissimo posto per festeggiare insieme a lei. Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate partirono di nuovo per la loro avventura coi dinosauri. Ma questa volta, quando colsero i fiori, si assicurarono di non prenderne troppi. Uno, due, tre! Perfetto! Oh? Ecco la mia mamma! Buona giornata della mamma! Vi ringrazio! Mamma, questi sono i miei nuovi amici, Kit e Kate! Molto piacere! Piacere mio! Abbiamo un regalo per te! Forza, Kate, taglielo! Le abbiamo colte dei fiori, ma non troppi! Oh, sono adorabili! E col giardino ancora pieno di bellissimi fiori, Kit, Kate e il dinosauro si sentirono parte di un magnifico e coloratissimo bouquet. Micetti pasticceri. A che cosa vuoi giocare oggi, Kit? Non lo so, guardiamo nella scatola. Ehi, guarda, grembiuli! E cappelli da cuoco, saremo dei pasticceri! Sì, per la torta di compleanno della principessa scoiattolina! Forza, amicetti, si va! Kit e Kate andarono alla cucina reale. Non vedevano l'ora di cucinare la miglior torta di compleanno che la principessa avesse mai visto. Molto bene, cominciamo. Dove sarà il libro delle ricette reali ora?
Grazie ai tanti reali. Forza, Kate! Scegliamo la torta più buona da cucinare. Torta corona alla banana? No, troppo gommosa. Tortino rovesciato ai mirtilli? Troppo croccante. Che ne dici di questa torta papera al limone? Ops, scusate. Ho trovato! Torta nuvolosa ripieno di ghiande. Io dico che è perfetta. Che facciamo ora? Seguiamo le istruzioni. Ma prima ci servono tutti gli ingredienti. È stato semplice. Molto bene, metti 3 tazze di farina nella ciotola. Capito. 1, 2, 3. Perfetto, e ora serve 1 tazza di latte. Lo faccio io, adoro il latte. Adoro il latte anch'io. Ora 2 tazze di zucchero e 2 cucchiaini di sale. Capito, 2 tazze di sale. No, avevo detto 2 cucchiaini di sale. Così ne hai messo troppo. Ops, nessun problema. Metteremo più zucchero. Perfetto. Perfetto. Adesso 2 tazze di noci. Noci? Perché non usiamo il pesce invece? Ottima idea! Forza, aiutanti reali! In forno per 10 minuti. Kit e Kate erano impazienti di vedere la loro creazione. E vai! È pronta! Scommetto che la principessa non ha mai visto una torta bella così. Ma la torta non aveva esattamente l'aspetto che desideravano. Non assomiglia alla torta, neanche un po'. Forse però il sapore è buono. Oh no! Abbiamo rovinato il compleanno della principessa! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Qual è il problema, amicetti? Volevamo fare questa torta per la principessa, ma è venuta bruttissima. Che strano! Io non vedo nessun pesce tra gli ingredienti. È stata una nostra idea! Una vostra idea? Ma se volevate fare questa torta, perché non avete seguito le istruzioni? Perché era molto più divertente farla come volevamo noi. Ma adesso non è più così divertente, vero no? Certo che no! La torta è rovinata! E anche il compleanno della principessa! Adesso ho capito! A volte può anche essere meno divertente seguire le istruzioni alla lettera. Ma sarai più felice quando le cose riusciranno esattamente come le volevi! Suona proprio come la ricetta per il successo! Grazie, mamma! Ehi, come mi avete riconosciuta? Forza, Kate! Proviamoci di nuovo! Sì, ma stavolta faremo esattamente quello che dice la ricetta! Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono di nuovo la loro avventura da pasticceri. Ma stavolta... 1 tazza di latte! E non di più! Seguirono le istruzioni alla lettera. Solo 2 cucchiaini di sale. E quando la torta fu pronta... È bellissima! Ora le candeline! 1, 2, 3, 4! Ecco a voi la principessa! Quella è la mia torta? Sì, esatto! Spero che vi piaccia, vostra altezza! Piacermi! La adoro! Questa sarà la festa di compleanno più bella del secolo! Spero che veniate! Davvero? Ma certo! E quello fu l'inizio di una dolcissima amicizia! Il giorno speciale di Kate. A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo nella scatola. Guarda, dei cappelli da festa! Oh. Andiamo a Festilandia! Dove ogni giorno c'è una festa! Ci divertiremo un mondo! Forza, amicetti! Si va! Kit e Kate non vedevano l'ora di arrivare a Festilandia. Ma quando arrivarono, non sembrava per niente il posto che si erano immaginati. Eh? Questo posto è Festilandia? Guarda! Benvenuti! Io sono il genio delle feste di Festilandia! È il momento di scegliere chi sarà il festeggiato di oggi! Guarda! È toccato a me! Evviva! Ma che fortuna! Significa che è il tuo giorno speciale! E ora diamo inizio alla festa! Che bello! Ma è stupendo! È per me? Oh!
certo! Sei la principessa della festa! Ehi! Per me non c'è niente! Tu puoi divertirti alla festa di tua sorella! Cosa? Ora esprimi un desiderio e poi spegni le candeline! Ma volevo farlo io! Vorrei ricevere delle macchinine nuove! Non è giusto, Kit! Questa è la mia festa, non la tua! Ehi, ma che succede? Sono spiacente, ma non funziona con te, perché oggi è la festa della principessa! Soffia pure, Kate! Io vorrei tanto della musica! Wow! Ora vai, gira i pedali! Urra per Kate, evviva Kate! È l'amica che vorrei! Urra per Kate, evviva Kate! È l'amica che vorrei! Urra per Kate, evviva Kate! Ehi, ma Kate! Ora è il mio turno! Vai anche una canzone su di me! Questo coso è bruttissimo! Vacci piano, Kate! Vedrai che la prossima sorpresa ti piacerà! È davvero stupenda! Agita la bacchetta verso la stella luccicosa e se la colpisci usciranno delle fantastiche sorprese. Ora basta! Lasciala andare, Kit! No! Se non posso farlo io, non lo farà nessuno! Hai rovinato la festa! Ora me ne vado! Oh no! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Cosa c'è che non va, amicetti? Eravamo venuti qui per divertirci tanto, ma Kit invece ha rovinato tutto. E perché l'hai fatto? Perché tutte le sorprese erano soltanto per Kate e per me non c'era niente. Allora dimmi, c'è mai stato un giorno in cui tutte le sorprese erano per te? Sì, il mio compleanno. Ah, e si sono divertiti tutti? Sì, ci siamo divertiti molto. E anche gli altri hanno ricevuto le stesse sorprese che tu hai ricevuto? No, perché quelle erano soltanto per me. Aspetta un attimo! Ora ho capito! Se contribuirai a rendere un giorno speciale per qualcun altro, lo renderai divertente per tutti quanti! Grazie, mamma! Ehi, come hai fatto a riconoscermi? Forza, Kate! Proviamoci di nuovo! Ma questa volta prometto di fare in modo che il tuo giorno speciale sia ancora più bello! Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate partirono di nuovo per la loro avventura a Festilandia. Ma stavolta, quando arrivò la torta... Esprimi un desiderio e soffia sulle candeline, Kate. Questo è il tuo giorno speciale. Evviva! E quando arrivò il momento della musica... Forza, Kate, pedala! Urra per Kate, evviva, Kate! È l'amica che vorrei! Urra per Kate, evviva, Kate! E quando fu il momento di colpire la stella... Ora vai, colpiscila, Kate! Non ci arrivo, è troppo in alto. Potresti farlo tu? Certo che sì. Un momento, mi è venuta un'idea ancora migliore. Fallo tu, è la tua giornata speciale. Ehi, è super divertente! Wow! Grazie, Kit. E facendo in modo che la giornata fosse speciale per Kate, Kit la rese speciale anche per tutti. Casa dolce casa. A che cosa vuoi giocare oggi, Kit? Guardiamo nella scatola. Guarda, un invito per noi! Hansel e Gretel ci hanno invitati a pranzo nella casa di Pan di Zenzero. Quando? Adesso! Forza, amicetti, si va! Kit e Kate uscirono dalla scatola magica e corsero attraverso il bosco fino alla casa di Pan di Zenzero di Hansel e Gretel. Oh, che bello! Siete venuti! Wow! Le gambe di quella sedia sembrano bastoncini di zucchero. Perché sono davvero bastoncini di zucchero! Qui dentro è tutto commestibile! Sì, certo! Che cos'è questo odorino? È il pranzo speciale che abbiamo preparato apposta per voi! Zuppa vellutata e frittelle di pesce! Sono i nostri piatti preferiti! E per il dolce invece vi abbiamo fatto una sorpresa! Che cos'è? Se ve lo dicessimo, non sarebbe più una sorpresa! Restate qui, andiamo a prendere la zuppa! Questo portacandela sa di liquirizia! E questa lampada è al sapore di biscotti! Che buona! Chissà che sapore avranno questi pastelli! Sono solo pastelli! Kate, la TV sembra fatta di cioccolata! È davvero di cioccolata! Il pranzo è servito! Prima portata,
Zuppa super vellutata. Scusaci, ma non abbiamo molta fame per la zuppa. Non fa niente. Mangerete la prossima portata. Frittelle di pesce. Scusateci, ma non possiamo mangiarle. Che peccato, li avevamo preparati per voi. Già, beh, allora passeremo subito alla sorpresa finale. Torta cremosa a 5 strati al triplo cioccolato. Ci dispiace. Siamo troppo pieni. Ma ci eravamo impegnati tanto a cucinare per voi. Ci sono rimasti davvero male. Io mi sento in colpa. Già, è anche il mio stomaco. Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Cosa succede, micetti? Abbiamo rovinato il pranzo di Hansel e Gretel. E come avete fatto? Non abbiamo mangiato nessuna delle portate. Nemmeno la loro zuppa o le frittelle o la torta al triplo cioccolato. E perché non vi piacevano? Ma certo, ci piacciono un sacco. E allora per quale motivo? Non avevamo fame. E perché? Avevate già mangiato prima, per caso? No, ma io ho mangiato una candela di liquirizia. Io ho mangiato una lampada di biscotti. E ci siamo finiti la TV di cioccolata. Ma perché avete mangiato tutti quei dolci se era quasi ora di pranzo? Perché erano davvero buoni. E anche il pranzo era buono dopo esservi abbuffati? Non lo so, perché ci siamo rovinati l'appetito. E anche il pranzo con Hansel e Gretel. Adesso ho capito. È vero che i dolci sono buoni, però se ne mangi troppi, poi ti rovini l'appetito. E rischi di rovinare il pranzo sia a te che a tutti quanti gli altri. Grazie mamma! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kate. Ma questa volta mangeremo i dolci solo dopo aver pranzato. Così tutti quanti potranno godersi il pasto. Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono la loro avventura nella casa di Pan di Zenzero. Ma stavolta, quando videro tutti quei dolci... Una candela di liquirizia! Scommetto che è buonissima! Ma è quanto quella lampada fatta di biscotto! O quanto questa TV di cioccolata! L'assaggiamo? Solo un pezzetto! Sarà meglio non rovinarsi l'appetito! Il pranzo è servito! E senza rovinarsi l'appetito... Kit e Kate potettero godersi il pranzo più delizioso del mondo. Torta cremosa a 5 strati al triplo cioccolato! Solo un pezzettino, per favore! Già, vogliamo lasciarci posto per... la TV! Amici perfetti! A che cosa vuoi giocare oggi, Kate? Vediamo che c'è nella scatola. Guarda, Kit! Ci sono due camici e un beaker! Possiamo essere scienziati! Sì! E fare scoperte favolose! Forza, amicetti! Si va! Kit e Kate uscirono dalla scatola magica e corsero subito al laboratorio, entusiasti di cominciare il loro lavoro da scienziati. Ciao! Io sono Linda, la vostra assistente. Vi faccio fare un giro. Wow! Qui possiamo scoprire un sacco di cose, Kit! Già, io ho appena scoperto che hai la faccia buffa. Allora, cosa vi piacerebbe scoprire? Che ne dite di come creare l'amico perfetto? Mi sembra un'ottima idea, Kate! Così potremo giocare a ciò che vogliamo! Io posso essere vostra... amica? Beh, l'amico perfetto fa quello che vogliamo noi! Va bene! Allora, cosa volete fare? Corsa con le barelle! Sì! Oh... Che succede, Linda? È quel gioco che mi fa un po' paura. Noi possiamo aggiustarti, usando la macchina del cambiamento. Ma io non voglio essere aggiustata. Vuoi diventare l'amica perfetta, giusto? Ecco, e va bene. Ora diamole un po' di coraggio da leone! E un po' di allegria scimmiesca! Sì! E anche un po' di forza elefantosa! Ottimo! E ora trasformiamo Linda nell'amica perfetta! È ora di giocare! Ha! Sì! Oh! 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 Ho vinto! E voi avete perso! Evviva! Ora sì che sei l'amica perfetta, Linda!
Facciamolo di nuovo! No! Mi sono stufata! Voglio fare qualcosa di molto più divertente! Ma soprattutto di molto più pericoloso! Giochiamo a dondolarci su quelle catene! Oh! No, grazie! Io ho paura a salire là sopra! Già, potremmo farci male! Non possiamo giocare con la palla? No, perché ora siete miei amici! Quindi dovete fare quello che voglio io! Ma noi abbiamo paura! Beh, posso aggiustarvi! So esattamente come trasformarvi in perfetti amici! Smettila! Mettici giù! Non vogliamo cambiare! Oh? Kate, scappa! Aspettate, tornate qua! Nascondiamoci! Ma poi si avvicinò un misterioso straniero. Che succede, micetti? Perché vi nascondete dietro il cespuglio? Eravamo in laboratorio per creare l'amico perfetto. L'amico perfetto? E che cos'è? Qualcuno che gioca ciò che vuoi, anche se non ne ha voglia. E l'amica che avete creato non era perfetta? All'inizio lo era. Appena l'abbiamo cambiata faceva quello che volevamo noi. Ma poi ha proposto un gioco che a noi non piaceva. Credevo che l'amico perfetto dovesse fare quello che vuole l'altro. Oh, adesso sì che ho capito! Gli amici perfetti non fanno solo ciò che piace a loro, ma cercano dei giochi che possano piacere a tutti quanti. Grazie, papà! Ehi, come avete fatto a riconoscermi? Proviamoci di nuovo, Kate! Ma questa volta, invece di cambiare la nostra amica, cercheremo qualche gioco che piace a tutti e tre. Perfetto! Abbiamo imparato e torniamo al passato! Kit e Kate ricominciarono da capo la loro avventura da scienziati. Ma stavolta, invece di provare a creare l'amico perfetto, provarono loro ad essere degli amici perfetti. Allora, che facciamo adesso? Corsa con le barelle! Sì! Che succede, Linda? È quel gioco che mi fa un po' paura. Non fa niente. Pensiamo a un gioco che piace a tutti e tre. Che ne dici di nascondino? Al buio, però! E usando le torce! Perfetto! Kit, Kate e Linda diventarono perfetti amici non appena trovarono un gioco che piaceva fare a tutti e tre.